Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo, sposamiexpo.it. Ben ritrovati in studio per un nuovo appuntamento con la nostra informazione, apertura dedicata alla cronaca con una confisca di beni per 3 milioni di euro eseguita dalla DIA di Catania, l'imprenditore Antonino Sciacca già condannato per associazione mafiosa. Gli affari illeciti della mafia anche nel parco dell'Etna. È uno degli aspetti emersi dalla confisca di beni per 3 milioni di euro eseguita dalla DIA di Catania all'imprenditore Antonino Sciacca, già condannato per associazione mafiosa. La discarica abusiva di rifiuti speciali e inerti è stata realizzata e gestita proprio all'interno del parco. Dalle indagini è emersa anche una fiorente attività estrattiva abusiva di materiale vulcanico in una zona sottoposta a vincolo ambientale. La titolare dell'impresa, una donna, è stata denunciata dal Corpo Forestale e l'area di circa 400 metri quadrati dove veniva scaricato il materiale di risulta è stata sequestrata. E parliamo adesso del MUOS di Niscemi, sospesa l'accensione test del sistema. Il MUOS, il sistema militare statunitense di comunicazioni satellitari, per ora non sarà attivato. Sono stati infatti sospesi i test d'accensione della struttura realizzata a Niscemi. Nei giorni scorsi il collegio dei periti verificatori incaricati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia con l'autorizzazione del Ministero della Difesa avrebbe dovuto effettuare una misurazione dei campi magnetici emessi dal MUOS per testarne il grado di pericolosità nei confronti della salute dei cittadini. La decisione di sospendere le verifiche è sopraggiunta dopo una consultazione fra il pool di verificatori e la prefettura di Caltanissetta. Stamani intanto gli avvocati dell'associazione antimafia Rita Atria, Goffredo D'Antona e Sara Catalano hanno depositato in procura a Caltagirone anche un'istanza di disapplicazione di eventuali autorizzazioni regionali nel caso in cui si volesse riproporle. Quattro persone sono state arrestate, per una è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza perché ritenute responsabili di ricettazione di rame. Riciclavano il rame rubato, lo ripulivano e lo rivendevano. A Catania quattro persone sono state arrestate dalla squadra mobile. Per una quinta è stato disposto l'obbligo di dimora, sono tutte accusate di ricettazione di rame. Le indagini sono state inviate nel 2012, quando, dopo un controllo, in una ditta di materiale ferroso riconducibile a due degli arrestati, venne ritrovato un ingente quantitativo di cavi di rame, risultato rubato a Priolo. In totale sono stati sequestrati oltre 6.000 kg di rame, materiale ferroso rubato. Solo nel 2012 un volume d'affari di 250.000 euro. Il business illegale dell'oro rosso, spiegano gli inquirenti, è complesso. Solo ieri sono state sequestrate 40 tonnellate di rame. Protestano i lavoratori di Messina Ambiente a causa della mancata erogazione degli stipendi. Questa mattina gli operai si sono presentati dal sindaco a Corinti insieme ai dipendenti amministrativi della partecipata di Via Dogali. Non hanno ancora ricevuto lo stipendio di dicembre e da Palazzo Zanca non riescono a dare garanzie sulla quota quando verrà versata. L'assenza del ragioniere generale rinvierebbe il pagamento alla prossima settimana, ma i lavoratori non hanno più intenzione di aspettare. Discarica di Grotte San Giorgio, i lavoratori della zona industriale di Catania avrebbero accusato dei malori, lo comunica l'UGL. Discarica Contrada Grotte San Giorgio, scoppiano le proteste dei lavoratori nella zona industriale, stanchi della puzza emessa dalla discarica. Olezzo acido e nauseabondo, odori insopportabili, narici sofferenti e occhi arrossati, sono questi i fastidi accusati dai lavoratori e dai passanti. Angelo Mazzeo, segretario provinciale della UGL, denuncia l'inerzia di chi non agisce per controllare che tutto sia a norma e per far sì che la situazione non precipiti ulteriormente. Da verificare sarebbe anche l'idoneità del materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti e il sistema utilizzato per catturare eventuali tracce di biogas. Mazzeo sottolinea che l'odore è così insopportabile da provocare malessere ai lavoratori.
Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Vi ricordiamo di seguire i nostri giornali online di riferimento. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Catania passa da 22 a 4 gradi. Secondo me c'è lo zampino della giustizia sportiva. Per non parlare del vento. Stiamo a volano! Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo, sposamiexpo.it.